Ciao ragazzi, un nuovo video finalmente dedicato a un'espressione molto comune della lingua italiana. Dare per scontato. Mi è stato chiesto nella pagina Facebook di spiegare che cosa significa questa espressione, dare per scontato qualcosa. Significa semplicemente pensare che una cosa sia certa, sia ovvia. Ad esempio, io do per scontato l'amore che i miei genitori provano per me. Dovrebbe essere scontato, dovrebbe essere ovvio che i genitori provino amore per i propri figli, che provino in qualche modo affetto. E quindi dare per scontato significa in questo senso proprio reputare che una cosa, che in questo caso un sentimento, sia ovvio, sia certo, quindi avere la certezza che una cosa ci sia. Dobbiamo però stare attenti anche all'accezione negativa di questa espressione, perché ci sono situazioni in cui dare per scontato qualcosa non è proprio una cosa positiva. Ad esempio, mi dai per scontata, oppure dai i miei sentimenti per scontati, cioè per te i miei sentimenti sono, immaginiamo il dialogo tra un fidanzato e una fidanzata, per te i miei sentimenti sono talmente ovvi e certi che quasi più non hanno valore perché sono scontati. Il mio amore per te è scontato, è ovvio e certo, e quindi magari non lo apprezzi come dovresti. Quindi stiamo un po' attenti a questo doppio senso, normale e negativo. Quindi questo era il video dedicato a dare per scontato. Magari fatemi un esempio sulla pagina Facebook o qui con un commento su YouTube. Fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com e ci vediamo al prossimo video.